Eccoci di nuovo a Mondo Musica, siamo qui con Riccardo Bergonzi, uno dei vari liutai cremonesi che sono qui a esporre a Mondo Musica oggi, e gli vogliamo chiedere un po' del suo lavoro, che cosa espone in particolare oggi, in questi giorni. Riccardo, parlaci okay. un po' del mestiere. Allora, del intanto, il mio lavoro intanto è iniziato abbastanza un po' di anni fa, perché mi sono diplomato alla scuola di liuteria nel 1979. E poi ho iniziato a fare delle esperienze anche all'estero, soprattutto per quanto riguardava la montatura. Ovviamente, come possiamo immaginare, il suono è la parte fondamentale dello strumento, quindi molte volte si parla di estetica, di modelli, di stili, però il suono alla fine è la cosa più pregnante. E quindi ho fatto un po' di esperienze all'estero proprio su quello, sul discorso ponticello, anima, tastiera, quello che si chiama setup, no, ovviamente. Esatto, la montatura. La montatura, che comunque è la parte più importante. E quindi ho insegnato alla scuola di liuteria per 10 anni, dall'80 al 90, poi ho preferito dedicarmi interamente alla bottega. E quindi la mia bottega si occupa appunto di costruzione di violini, viola e violoncelli. Dov'è la bottega? E a Cremona, in Corso Garibaldi, che è una zona abbastanza centrale. E così il mio lavoro, praticamente, lavoro sia ovviamente con musicisti, proprio perché dandone molta importanza al suono si è creato un po', diciamo, un po' di, tra virgolette, interesse attorno ai miei strumenti da parte dei musicisti soprattutto. Ci puoi mostrare qualche strumento? Sì, certo. Allora, io quando vengo a Mondo Musica cerco sempre di portare qualcosa. Quanti di... Quanti anni sono che vieni a Mondo Musica? Ma praticamente una decina d'anni, sì. Cerco sempre di portare qualcosa di particolare. Quindi questo è uno strumento dell'89, modello Guarneri, è tenuto molto bene perché ha fatto parte di una collezione privata per un periodo. È stato suonato poco, purtroppo. Si intravede qualche piccolo segno di usura, però è stato suonato poco. Però comunque ha un bel potenziale, un bello strumento. Il modello, diciamo che il modello Guarneri non è un caso che sono partito da qui, proprio perché è uno degli utai a cui mi ispiro di più, è uno degli utai che veramente mi ha... Fondo unico. Guarneri è uno degli utai, Giuseppe Guarneri, quello che viene chiamato Del Gesù, ha un modello, uno stile che mi ha sempre colpito e mi trovo molto bene a fare i modelli di Guarneri. Questo è un altro strumento abbastanza particolare, dell'87, il 1987, sì, questo invece è ispirato a Camillo Camilli, che era un liutaio di Mantova del 700. È uno strumento, ho avuto la fortuna, mi ricordo, in questo periodo di avere uno strumento originale in bottega, allora ho approfittato per fare subito un modello, certo. Non è una copia, non è una copia perché non faccio copie, ma è ispirato all'originale. Tu mi ricordo che ho fatto laggiù. Vuoi parlare della sua vernice? Sì, allora, particolare. Sì, ma la mia vernice è una vernice ad alcol, quindi diciamo anche abbastanza semplice come struttura, però ha un certo corpo, una buona resistenza, e la cosa più interessante secondo me è proprio che è poco invasiva, e quindi lo strumento è sempre molto 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 libero. È una linea che sto trovando parecchio, sì, vari ad esempio, dunque la vernice ad olio è di grande moda ultimamente. Io l'ho provata, però sinceramente sui miei strumenti non è per niente adatta, è troppo invasiva, è molto forte, molto robusta, forse fin troppo, nel senso che sento che mi blocca il suono. E poi c'è un'altra cosa, a me piace fare un po' tutto in casa, e la vernice ad olio è molto complicata da fare, sì. La vernice ad olio, e vedo che molti liutai la comprano già fatta. Io sinceramente non ho il coraggio di comprare una vernice già fatta da noi in una ditta che non so chi sia, cioè devo farla io per forza, è fatto così. E però devo dire la verità che vedo appunto i miei strumenti anche che hanno già 20-30 anni, e vedo che la vernice non ha subito dei danni particolari. Certo, si consuma ovviamente come è normale che sia dove c'è l'usura. Beh, questo è uno strumento, si vuol parlare, lei sì, ha un sito internet? Sì, ho un sito internet, io non sono proprio
presissimo da, questo settore, si può vedere esatto. Almeno qualcosa. Però si può vedere, sì. ricardobergonzi.it. Sì, e tra l'altro io mi occupo anche di arte contemporanea, mi piace tantissimo e quindi faccio anche cose inerenti un po' all'arte contemporanea e sul sito c'è qualche esempio. Qui non di quello c'è che nulla faccio. No, ho portato l'anno scorso, ho portato due pezzi l'anno scorso, però si vede che sono piaciuti così tanto che mi hanno rubati e allora quest'anno ho pensato di non portare più niente. Questo va detto però. Erano talmente belli, si vede, però mi ha fatto piacere perché da un certo punto di vista vuol dire che hanno apprezzato. Spero hanno apprezzato. Un'assicurazione. No, assolutamente, no, assolutamente. E allora quest'anno non mi sono sentito più di portare niente. Quest'anno. Ho fatto bene. Avevo fatto due, erano due vasi praticamente, portafiori, in resina. Io uso molto la resina, quindi faccio delle inclusioni in resina, un po' nello stile di Armand, che tra l'altro avevo conosciuto, con dentro una serie di violini, piccoli violini inclusi, bianchi. E erano due cose particolari, assolutamente sì. We were here with Riccardo Bergonzi, one of the number of violin makers from Cremona that are here in Mondo Musica this year. And the main thing about his work is his varnish, I think, is alcohol-based, very thin, very... he doesn't like oil varnishes because he thinks they dampen the sound. And he showed us a number of his instruments, and he's also he makes sculptures in resin and glass, and he likes modern art. And last year he exhibited a few of his works as well, two vases, but they were stolen. So he decided this year not to present anything. That's Italy for you. Sorry, this had to be said.